Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Resident Evil 2 Remake per quanto riguarda la versione per PlayStation 4. Adesso sono esattamente dove ho concluso il video l'ultima volta, quindi l'ultima volta abbiamo trovato esattamente la chiave di quadri, il componente del quadro elettrico e la manovella che ci servirà per ritornare su. E chiave di quadri per aprire tutte le stanze con i quadri, letteralmente. Questa è una pianta blu. Se io ormai voglio provare a combinarla anche con una pianta verde. Miscela pianta verde e blu. Rimuove ogni tossina dal corpo e ripristina una piccola parte di salute. Ok. Una volta che io le combino, non posso. Ok, infatti non posso toglierle una volta combinate. Ok. Qui, proiettili calibro .50 AE per 3. Della Magnum, presumo. Qui c'è un Mr. Raccoon che andiamo a togliere. Aspetta, oh, mi ricordo, ho un proiettile solo, se mi ricordo bene. No, vabbè, utilizziamo un proiettile di rossi, dai. Però. Ok, rimuoviamo la parte quella perché mi serve solo un proiettile, non tre. Ok, adesso lo possiamo combinare di nuovo. Qui, dispositivo elettrico. Ok. Mi serve sempre dello spazio. Il baule ce l'abbiamo qua. Togliamo i colpi della Magnum perché intanto non mi servono. Questi li combiniamo con questo e così facciamo così. Perfetto. E ci teniamo questo e ci prendiamo il fusibile. C'è altro? Mi sembra di no. Ok. Possiamo anche continuare il nostro percorso. A fine episodio precedente eravamo anche tornati. Eravamo arrivati in questa specie di casa. Adesso presumo sia la casa iniziale, la stazione di polizia. Cioè. Lo sai che non so se tenere. Dai, lo sai che non so se tenere questa cosa dei tre colpi o meno, eh. Cioè, una torcia non mi farebbe male, eh. Ah, ma sta mangiando? Lasciamolo mangiare. Coltello, perfetto. Madonna, si è rialzato. Ma questo è quello del primo. No, che schifo. Che schifo sto guardando. Cioè, c'è lo zombie che sta mangiando la parte sotto del poliziotto. E il poliziotto pronto per me. Allora, togliamo sta parte dei tre colpi, eh. Quindi, per prima cosa. Eliminiamo gli zombie e poi. Ma quanti colpi vuoi ancora? C'è davvero tu. C'è davvero tu mi colpiresti? Possiamo anche andare avanti, però è molto molto strana sta cosa. Ok, adesso ho finito i colpi, quindi possiamo anche andare avanti. A questo punto dovrebbe esserci Marvin trasformato, se mi ricordo bene, no? E infatti. Marvin. Oh no. Damn it. I'll stop this, Lieutenant. I promise.
Ok. Adesso il nostro obiettivo è quello di vado a esplorare tutte le stanze con i quadri. Che mi ricordo ce ne, forse ce n'era una sola nella parte superiore, da quello, se mi ricordo bene, non mi ricordo molto, però può essere che c'era una o due stanze. Ci vediamo appena trovo qualcosa. Allora, qui serviva la manovella. Vediamo cosa c'è. Spero non ci siano nemici. Vabbè. E la manovella già ha esaurito i suoi utilizzi. Qui c'è un Mr. Raccoon che andiamo ad eliminare così. Molto meglio che utilizzare un proiettile. Qui cos'è? Ah, chiave dei cuori. Sì. O sopra o giù. Andiamo giù. Beh, tu non puoi entrare, ma lui sì. Chiave dei cuori di nuovo. E chiave dei fiori. Qui non devo fare niente al momento. Andiamo sopra, vediamo cosa c'è. Allora, sono qua sopra. Quanti lisci sto facendo? Devi ridarmi il coltello tu, eh? Ridammi il coltello, ridammi il coltello. Chiave dei cuori. Ma qui non ho niente anch'io da fare, eh? Pianta blu. Ok. E ho di nuovo l'inventario pieno. Qui non c'è niente. Andiamo da questa stanza, vediamo. No, non si può andare. Quindi andiamo dall'altra porta. Non mi colpire, non mi colpire. Ok. Ok, qui siamo fuori. Un'altra pianta blu. Io direi di scartare questo direttamente. Me ne stai dando parecchi, quindi adesso sarà sicuramente il momento di andare nelle fogne. O perlomeno. Ok, in poche parole non posso più risalire.
Non l'ho capita. Mi servirebbe come una specie di tubo? Che non ho al momento, quindi non mi preoccupo più di tanto. Questo dovrebbe essere l'elicottero che si è schiantato prima. C'è qualcuno dietro quella porta, perché non la vedo. E poi mi stai dando subito due erbe verdi? Perché? Chi c'è? È forse il Tyrant? Ah, sono due. Ok. Credevo che erano due, non so, altre cose rispetto a... Cos'è sto coso? Non capisco, non capisco. Ok, forse ho sbloccato qualcosa, ho cambiato l'uscita dell'acqua. Quindi ho cambiato l'uscita dell'acqua, al posto di destra e a sinistra. Quindi adesso dovrebbe uscire sopra l'elicottero, perfetto. Basta, basta, basta. Perché c'è qualcosa dentro? No, non c'è niente assolutamente dentro. Ok. Pianta rossa che non posso prendere. Oddio. Jesus Christ. No, 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 no. Corri, corri, vai subito via. L'ho tenuto via il cappello. Oh cavolo, sta venendo da me. Questo è il Tyrant, ovviamente. È un essere che al momento non so dirvi cosa sia davvero, perché non l'ho mai affrontato, non so. Non c'è una stanza sicura, qualcosa così. Questa dovrebbe essere una stanza sicura, eh? Chiave di fiori, non posso prenderla. Allora, togliamo qualcosa. Togliamo questa e togliamo anche questa. Ok. Chiave di fiori la prendiamo. Quindi non posso fare nient'altro. Adesso quello che devo fare io è letteralmente scappare da lui. Però lo sento ancora camminare. Vabbè, scappiamo, dai. Lo so che sarà qui vicino lui. Lo sono io che gli sto andando addosso. Oh, eccolo qua. Non mi colpire, non mi colpire, non mi colpire, non mi colpire. Guardatevi solo. Non posso andare da questa parte. Vai, vai, vai. Partita una musica come se fosse davvero un inseguimento. E appunto, se io vado qui, che dovrebbe essere una sala sicura. Ok, mi lasci in pace, perfetto. Allora ragazzi, io direi che per questo episodio può essere anche tutto. Abbiamo recuperato la chiave dei fiori. Una chiave dall'impugnatura a forma di seme di fiori. Quindi ci vediamo al prossimo episodio. Vi ringrazio per la visione e se in caso vi sia piaciuto il video, vi lascio potete lasciarmi un like o un commento se volete. Ci vediamo al prossimo episodio.